Oggi siamo di nuovo qui appunto lungo il Corso Garibaldi per ribadire le nostre richieste. Noi vogliamo che Benevento sia una città ciclabile, per cui chiediamo la riapertura del Corso Garibaldi alle biciclette, anche e soprattutto perché in questa fase l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha suggerito e ha consigliato a tutti i governi locali e nazionali di incentivare l'uso della bici perché, come abbiamo scoperto, l'automobile incide negativamente sulle polveri sottili, le quali si rivelano essere un ottimo veicolo del virus. Per cui in tutto il mondo si sta incentivando l'uso della bicicletta per cercare di ridurre l'utilizzo dell'automobile, perché sappiamo che in una città non c'è spazio per tutte le automobili che ci sono. Questo è un dato di fatto, basta guardarsi intorno, diciamo così. Per cui noi speriamo che l'amministrazione comunale possa recepire che è cambiato completamente lo stato delle cose. Oggi sono proibiti gli assembramenti, per cui lungo Corso Garibaldi non vi può essere nessun pericolo di nessuna sorta per una bicicletta, che ovviamente deve sempre rispettare il limite di 10 km all'ora, che è sancito appunto dal cartello che sta all'inizio. Quindi noi auspichiamo l'inizio di un tavolo di trattativa, di una discussione con esponenti dell'amministrazione. Sono tante, centinaia, se non migliaia, i beneventani che vorrebbero utilizzare la bicicletta in sicurezza. Per questo il Corso Garibaldi è fondamentale, perché le alternative sono due strade piene di automobili che diventano troppo pericolose per chi usa la bici. Quindi noi speriamo che questo sia l'inizio di un percorso, come dire, costruttivo, in cui tutti quanti facciano la loro parte. Noi ciclisti ci siamo e speriamo che insieme a noi, le amministrazioni, i pedoni e chiunque possa, come dire, contribuire a rendere la nostra città più vivibile.